Le cose non devono essere avvenute realmente per essere vere. Le storie e i sogni sono verità rivestite d'ombra che sopravviveranno quando i nudi fatti saranno polvere, cenere, oblio. Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con un video un po' particolare, infatti vorrei parlarvi di The Sandman, la nuova serie targata Netflix, tratta dall'omonima serie di fumetti di Neil Gaiman, autore di titoli come American Gods e Buona Apocalisse a tutti, ovvero Good Omens, entrambi trasposti in serie TV da Prime Video. Questo sarà un video informativo per tutti coloro che non sanno cosa aspettarsi dalla serie o non conoscono l'opera originale. Ci penso io a voi, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare i miei contenuti se vi piacciono. Allora, le basi. Che cos'è The Sandman? Come già accennato, in origine The Sandman è una serie a fumetti che conta 75 albi che successivamente sono stati raggruppati in volumi più grandi. La raccolta attuale infatti conta 10 volumi. L'universo è quello DC, la serie esce sotto la collana per adulti della DC Vertigo. Protagonista della storia è Sogno, signore del regno dei sogni, chiamato anche Morfeo o Neiros, il plasmatore, il principe delle storie. Sogno è uno dei sette eterni, ognuno dei quali incarna un aspetto particolare dell'esistenza umana, che sarà poi il loro regno, il loro campo di azione. L'area di competenza di Morfeo sono appunto i sogni. Veglia su chi dorme, fa sognare, influenzando il mondo al di fuori tramite quello dei sogni, che è appunto il suo regno. Lì Oneiros può tutto, quella del regno dei sogni è una delle ambientazioni che più desidero vedere. Senza farvi spoiler, infatti posso dirvi che ha regole tutte sue ed è popolata da personaggi bizzarri come Caino e Abele, incastrati in un loop senza fine di litigi, morti e resurrezioni. C'è Matthew, un corvo che in precedenza era stato un essere umano, c'è Lucien, il bibliotecario, ma ci sono anche personificazioni dei sogni e degli incubi e ad un certo punto vediamo anche la personificazione di un luogo, il paradiso dei marinai. È il caso di dire che questo è uno scenario da sogno che non vedo l'ora di vedere trasposto. Come vi dicevo, quindi, Sogno è uno degli Eterni. Sono sette e sono tutti fratelli tra di loro. Gli altri sei sono Morte, Destino, Disperazione, Delirio, Desiderio e Distruzione. In inglese i nomi dei sette iniziano tutti per D, compresa la Morte, che è appunto Death, e Sogno, che è Dream. Purtroppo in italiano questo aspetto si è perso. I più grandi e i più importanti sono Destino, che è il più vecchio, Morte, la secondogenita, e Sogno. Ogni eterno ha un sigillo che lo rappresenta. Quello di Sogno è l'elmo, che ha un aspetto molto particolare, a tratti quasi inquietante. Vedremo poi alcuni degli altri sigilli tra poco. Nella parte della storia che verrà raccontata nella prima stagione compaiono solo alcuni eterni e vi farò un approfondimento solo su di questi. Morte è sicuramente quella che ha il ruolo principale, oltre ovviamente a Sogno. Ha un rapporto molto onesto con il fratello minore e spesso lo va a trovare e lo consiglia. Il suo compito è quello di decidere quando è giunta l'ora per qualsiasi essere umano e portarlo via con sé. È descritta come un'entità dal temperamento gentile, allegra, dolce, molto diversa dalla classica rappresentazione della morte. Lei esiste da prima che ci fossero gli esseri viventi ed esisterà anche dopo. Quando il primo essere vivente fu creato, io c'ero, in attesa. Quando l'ultimo essere morirà, il mio incarico sarà giunto al termine. Metterò le sedie sui tavoli, spegnerò la luce e chiuderò a chiave l'universo prima di andarmene. Queste le parole della stessa morte per descrivere il suo operato, la sua storia. Il suo sigillo è l'Ankh o croce ansata, è un antico simbolo egizio che simboleggia la vita. Nella forma di un ciondolo d'argento, questo simbolo viene sempre portato al collo dalla stessa morte. Altro eterno che vediamo comparire in questa prima parte di storia è Desiderio, rappresenta tutto quello che ognuno ha sempre desiderato. Non ha sesso, può essere un uomo, una donna o entrambi, ha un animo irrequieto e non si tira mai indietro quando si tratta di creare guai, soprattutto a Sogno. Vive nel cuore di una statua di carne e sangue, rappresentante lui o lei stessa, nota come Soglia. Infatti il sigillo di Desiderio nelle gallerie degli Eterni è un cuore di vetro. Un altro degli Eterni che si vede è sorella gemella di
di desiderio è disperazione, tozza, flaccida, con la pelle molto chiara, i capelli scuri, neri, gli occhi grigi e i denti a punta. Indossa un anello con un uncino attaccato, con cui abitualmente si ferisce la carne. È proprio l'uncino il sigillo di questo eterno. L'incipit della storia, riportato anche nel trailer, vede il signore dei sogni imprigionato da un uomo e privato dei suoi strumenti, che sono un rubino, l'elmo e un sacchetto di sabbia. L'assenza di Morfeo dal regno dei sogni getta questo e l'umanità intera nel caos. L'obiettivo del protagonista sarà quello di liberarsi, recuperare i propri poteri e mettere a posto le cose. La serie sarà divisa in 10 episodi più uno, di circa un'ora di durata ciascuno, ed esce il 5 agosto su Netflix. La storia di questa prima stagione abbraccia i primi due volumi dei 10 totali, ovvero Preludi e Notturni e La casa delle bambole, e la prima metà del terzo volume, Le terre del sogno. La storia avrà quindi come trama principale la liberazione di Morfeo, il recupero dei suoi strumenti e dell'integrità del suo regno, oltre ovviamente a molto altro. L'intenzione è quella di raccontare tutta la storia del sovrano dei sogni, abbracciando così i successivi 7 volumi e mezzo. Da quello che abbiamo potuto scorgere poi nel trailer e dalle interviste dello stesso Gaiman, pare che la storia ricalcherà fedelmente la controparte cartacea. Alcune scene sono infatti identiche alle corrispondenti tavole e molti dialoghi, anche nello stesso trailer, vengono riportati pedissequamente dal fumetto. Un esempio tra tutti è il dialogo all'inferno con Lucifero. Che potere hanno i sogni all'inferno? Che potere avrebbe l'inferno se coloro che sono imprigionati non potessero sognare il paradiso? Che frase, ragazzi! Trovo molto fedele anche la rappresentazione di desiderio, interpretato dalla persona non binaria Mason Alexander Park. Questo vuol dire che sarà tutto uguale? Certo che no! Innanzitutto c'è stato un cambio di ambientazione temporale. La storia infatti si svolgerà ai giorni nostri, quindi anni e anni dopo rispetto a quello che è stato narrato nel fumetto. Ci sono poi differenze che hanno fatto molto discutere. Innanzitutto non ci sarà la presenza di personaggi DC. Essendo infatti una produzione Netflix, sarebbe stato complicato inserirli. Per di più questo avrebbe confuso il pubblico mainstream, il pubblico generalista. Mia opinione, meglio così. Anche nel fumetto i cameo e le citazioni esplicite al mondo supereroistico non mi facevano impazzire. La storia infatti secondo me ha tutto un altro sapore. Altra differenza, Joanna Constantine. Sulla scia di questa prima differenza c'è la questione di John Constantine, che è uno dei personaggi che Sogno incontrerà nelle sue peregrinazioni, uno dei primi personaggi che incontrerà. John viene dall'universo DC e questo background e il fatto di non avere i diritti di sfruttamento del personaggio e la confusione che la sua presenza poteva generare nello spettatore hanno fatto optare per un gender swap. Quindi John diventa Joanna, personaggio che tra l'altro è realmente esistente nei fumetti, come antenata dello stesso John. Anche lei, come John, è un'artista della truffa che si diletta con l'occulto, il sovrannaturale. La donna sarà interpretata da Jenna Coleman, che vestirà i suoi panni sia nel presente, nella serie, quindi ai giorni nostri, sia nel passato come Lady Joanna. Joanna Coleman sarà pericolosa e inaffidabile quanto John, semplicemente con più classe. Stessa cosa è accaduta per Lucien, bibliotecario di sogno, che nella serie diventa Lucien. Questo è l'unico caso, secondo quanto dichiarato da Gaiman, in cui il gender swap è stato intenzionale, nel senso che nel caso di Joanna c'erano dei motivi esterni per cui questo è accaduto. Stessa cosa vedremo tra poco per quanto riguarda Lucifero. Nel caso di Lucien invece è stata una scelta consapevole dello stesso Gaiman. Perché? Penso per svecchiare un po' l'immagine del bibliotecario, per comunque dare maggiore rappresentanza. Non è una scelta onestamente che mi ha fatto impazzire, non credo ce ne fosse bisogno onestamente. La mitologia, il panorama, le ambientazioni di The Sandman sono molto variegate, c'è rappresentanza per tutti. Però hanno fatto questa scelta, onestamente non mi dà neanche fastidio, nel senso è una cosa che secondo me si poteva evitare perché non credo aggiunga nulla, a meno che non abbiano ripensato in qualche modo il personaggio. Lo scopriremo solo guardando la serie. Altra critica per quanto riguarda il personaggio di Lucifero. Qui il discorso è diverso. Gaiman infatti dichiara che non ci sia stato nessuno gender swap o che ci sarebbe stato in ogni caso, visto che Lucifero, in quanto angelo caduto, non ha genere, quindi sia dargli un genere maschile sia dargli un genere femminile avrebbe significato cambiare qualcosa di questo personaggio. Quindi che fosse rappresentato da un uomo o da una donna non avrebbe fatto differenza, purché avesse un aspetto androgino, cosa che Gwendoline Christie, che è la Brienne,
di Game of Thrones ha. Polemiche da parte del pubblico anche per Morte, interpretata da Kirby Howell Baptiste, una donna nera laddove la controparte cartacea era bianca. Qui onestamente who cares? Nel senso, se rispettano l'essenza del personaggio, bene così per me. Per quanto riguarda l'approccio che Gaiman ha avuto ai cambiamenti che sono presenti nella serie, l'autore ha dichiarato di essersi approcciato a questa serie TV pensando come se stesse scrivendo The Sandman oggi, nei tempi moderni. Quindi questo inevitabilmente porta delle differenze per quanto riguarda la descrizione dei personaggi e anche alcuni antefatti. Secondo me ci sta, la storia è stata scritta tra gli anni 80 e gli anni 90, molte cose sono cambiate da allora, quindi ci può stare che alcuni elementi non siano identici. E comunque in generale nelle trasposizioni io apprezzo che ci sia comunque un elemento di novità, altrimenti non avrebbe senso trasporre l'opera. Per quanto riguarda le puntate, da quanto emerso dovrebbero seguire la divisione episodica che c'è anche nel fumetto, raccontando ognuno una piccola avventura a sé stante. Secondo le parole dello stesso Gaiman, questo permetterà alla serie di stupire sempre lo spettatore, che verrà messo davanti ad esempio ad un primo episodio che sembra Downton Abbey con la magia, per poi ritrovarsi in tutt'altra atmosfera nell'episodio 2, in un sali e scendi quindi tra cupezza e positività. Bene ragazzi, io penso di avervi detto più o meno tutto, di avervi fatto una panoramica abbastanza generica di quello che c'è da sapere di The Sandman prima di approcciarsi alla serie. Volevo fare anche un video sulla mitologia, ma non volevo escludere chi non conosce l'opera originale facendo magari spoiler. Quindi questo video uscirà comunque più avanti. Sarà un video molto completo su tutta la mitologia di The Sandman, quindi andrò a parlare nello specifico di quelle che sono le regole che veicolano questo mondo, di quelli che sono i messaggi che appunto sono veicolati dalla storia. Andrò a parlare più nel dettaglio degli Eterni, di come funziona un po' la loro natura. Ad esempio accenno qui il fatto che ci sia un concetto molto semplice ma che abbiamo ritrovato anche in American Gods, ovvero quello che gli Eterni dipendono dall'immaginazione, dipendono dal credo degli esseri umani, dipendono da tutto ciò che gli umani sono in grado di credere. Come emerge da un dialogo tra Sandman e Desiderio, quando gli uomini smetteranno di credere in queste entità, loro cesseranno di fatto di esistere. Questo concetto è una delle cose di cui parleremo nel video sulla mitologia che ci sarà in seguito. Questo video ovviamente sarà pieno di spoiler, quindi o lo vedete fregandomene del fatto che vi farò spoiler, oppure sarà riservato tra virgolette solo a coloro che hanno già letto i fumetti, cosa che comunque vi consiglio di fare. Bene ragazzi, penso che adesso avete gli elementi per capire se questo possa essere o meno il prodotto per voi. Il mio consiglio è comunque provateci, perché è un'opera straordinaria, non a caso è diventato un classico del fumetto e non solo. Se avete timore di approcciarvi alla storia e non volete comprare fumetti, se avete Audible lo trovate anche lì in versione audiolibro, fantastico. Tra l'altro il doppiatore di The Sandman è lo stesso che abbiamo nella serie, questa cosa mi dà i brividi in positivo. E quindi che dire, io vi consiglio la visione della serie, vi consiglio di recuperare il fumetto, vi consiglio in generale di conoscere e approcciarvi a questa storia. Fatemi sapere nei commenti se l'avete letta, se non l'avete letta, se avete intenzione di recuperare la serie, se vi ho incuriosito almeno un po'. Sentiamoci nei commenti come sempre. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa per dire, al prossimo video e ciao!